mormora la bambina. Quando io ti porto. Chi è? Sono l'ispettore Girardi, apri, che dice? Brigida, cara, vai a aprire la porta, sbrigati. Buongiorno, ispettore. Ciao, 26. Che buon caffè, un tè, un liquore, un mostacciolo, un panino. Io non c'ho niente, ma che no, io no, 26, posso... niente, c'ho bisogno di fare una telefonata. Anzi, tu mi devi fare un favore, capito? Perché io sto un po' incasinato. Adesso sta attento. Famo finta che io e te stiamo all'aeroporto, va bene? Tu prendi l'aspirapolvere e ti metti qua. Io adesso chiamo mia moglie, va bene? E quando io ti faccio segno, no? Mettete là l'aspirapolvere. Quando io ti faccio il segno, tu annunci un volo qualunque. Da dove ti pare? Capito? Poi tu dici che il volo è in partenza, va bene? Ecco, e poi fai un sacco di casino. E quando arrivi qua, annunci un altro volo e riparti, ha capito? Pronto, Angelini? Dindo! Volo in partenza per Nueva York! Dindo! Un altro volo per Civitavecchia! Senti, Nico, mi raccomando, andate piano! Dindo! Un altro volo per Londra! Dindon, i passeggeri in partenza linea diretta a Milano Mosca Fresca. Parte giorni, domenica. Dindon, Parigi al cancello 7. Devo fare il volo per il giumbo da Colleferro. Ciao, un bacione. Dindon, parte il volo tra Stella e Frosinone. Un altro volo, oddio. Ciao, amore. Allacciate le cinture, che è cascato l'aeroplano. Scusa, ma che compagnia d'aerei c'hai? Ma che è Prince Fig Airways, eh? Ma che prima fai cascare un plano e poi fai allacciare le cinture? Ma che ce l'ha con me, aspetto? Io adesso faccio un lavoro pulito, mi sono levato dal giro, adesso vengo i piatti a campo dei fiori. Vabbè, 26, vabbè, vendi i piatti. Allora, Hotel Ambasciatori, Albergo Massimo d'Azeglio, Grand Hotel, Gigetta al Pescatore, Trattoria alla Parolaccia. Ma quello è qualche piatto che ci è scappato mezzo così. Senti un po', 26. Tu qua mi devi fare due favori. Il primo favore, quale sarebbe? È il primo favore che tu mi devi ospitare qua per un po' di tempo. Ma qui c'è sta un letto solo, poi c'è sta un divano che è pure stretto. Appunto, tu dormi sul divano, io dormo sul letto, non ti pare giusto? Sono contento. E il secondo favore, quale sarebbe?